Pace e bene a voi tutti presenti e a tutti coloro che sono in collegamento via internet. Gesù oggi ci interpella sulla scelta fondamentale della nostra vita. Ai discepoli costernati e disorientati dopo il suo discorso eucaristico, pone loro la domanda: volete andarvene anche voi? Sentiamo rivolto a noi questo quesito di Gesù per verificare la nostra sequela e appartenenza a Lui, per rivisitare i motivi e le convinzioni della nostra fede ricevuta nel battesimo, per cogliere la dimensione quotidiana del nostro essere figli del Padre. Potremo così dare una risposta sincera al Signore, una risposta che nasce dalle profondità del nostro cuore. Iniziamo la lettura della 21ª domenica del tempo ordinario con il canto Perché tu sei con me. Faremo solo il ritornello. Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà. Solo tu sei il mio pastore, o Signore. Insieme. Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà. Solo tu sei il mio pastore, o Signore. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Carissimi, iniziamo tutti insieme questa 21ª domenica del tempo ordinario. Questa domenica, carissimi, sarà anche l'ultima domenica nella quale ascolteremo il Vangelo di Giovanni. A partire da domenica prossima, 22ª, ricomincerà a esserci il Vangelo di Marco. E in questa riflessione che faremo dopo il Vangelo analizzeremo proprio tutto il discorso che ha fatto Gesù a partire dalla moltiplicazione dei pani e dei pesci fino ad arrivare a oggi. Iniziamo allora tutti insieme questo momento di preghiera. Signore, che hai parole di vita eterna, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Cristo, parola che segna il nostro cammino e pane che ci dona forza. Christe eleison, Christe eleison. Signore, che doni a tutti la tua salvezza. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Dal libro di Giosuè. In quei giorni Giosuè radunò tutte le tribù di Israele a Sichem e convocò gli anziani di Israele, i capi, i giudici e gli scribi. Ed essi si presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a tutto il popolo: «Se sembra male ai vostri occhi servire il Signore, sceglietevi oggi chi servire, se gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il fiume, oppure gli dèi degli Amorrei, nel cui territorio abitate. Quanto a me e alla mia casa, serviremo il Signore». Il popolo rispose:
lontano da noi abbandonare il Signore per servire altri dei, poiché è il Signore nostro Dio che ha fatto salire noi e i padri nostri dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Egli ha compiuto quei grandi segni dinanzi ai nostri occhi e ci ha custodito per tutto il cammino che abbiamo percorso e in mezzo a tutti i popoli fra i quali siamo passati. Perciò anche noi serviremo il Signore, perché Egli è il nostro Dio. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Insieme. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto, il volto del Signore contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, egli salva gli spiriti affranti. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Molti sono i mali del giusto, ma da tutti lo libera il Signore. Custodisce tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Il male fa morire il malvagio, e chi odia il giusto sarà condannato. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, non sarà condannato chi in lui si rifugia. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, nel timore di Cristo siate sottomessi gli uni agli altri. Le mogli lo siano ai loro mariti, come al Signore. Il marito infatti è capo della moglie, così come Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del corpo. E come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli lo siano ai loro mariti in tutto. E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola con il lavacro dell'acqua mediante la parola, e per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga, né alcunché di simile, ma santa e immacolata. Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno infatti ha mai odiato la propria carne, anzi la nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande, io lo dico con riferimento a Cristo e alla Chiesa. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita, tu hai parole di vita eterna. Alleluia, 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 alleluia. Dal Vangelo di Giovanni, gloria a te, o Signore.
In quel tempo molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: questa parola è dura, chi può ascoltarla? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: questo vi scandalizza? E se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita, ma tra voi vi sono alcuni che non credono. Gesù infatti sapeva fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito, e diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai 12: volete andarvene anche voi? Gli rispose Simon Pietro: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Lode a te, o Cristo. Allora, ragazzi, carissimi fratelli e sorelle, oggi questa riflessione sarà un pochettino più lunga rispetto al solito, perché in questa riflessione faremo un riassunto generale di quello che è stato questo racconto di Giovanni dall'inizio fino ad adesso. Abbiamo iniziato, carissimi, il racconto del Vangelo di Giovanni nella 18ª domenica del tempo ordinario. E la prima parte del Vangelo di Giovanni, ricordiamo che questo racconto eucaristico nel Vangelo di Giovanni è nel capitolo 6 del suo Vangelo. E nella 18ª domenica del tempo ordinario, quindi sostanzialmente 3 domeniche fa, abbiamo visto il capitolo 6 dal versetto 1 al versetto 15. E questa prima parte del Vangelo di Giovanni parla di quando Gesù vede una folla che era veramente stremata, non ce la faceva più, era talmente stanca che veramente non sapeva più dove andare. E Gesù, in questo primo racconto, fa la moltiplicazione dei pani e dei pesci. E che cosa ci vuole insegnare questo che ha fatto Gesù? Ci insegna che nel momento in cui noi ci sentiamo proprio tristi, proprio terra a terra siamo, sappiamo che la mano di Dio è su di noi. San Paolo, in una delle sue letture, diceva una frase che magari, se sentita così, non ci dice niente, ma in realtà ci dice tanto: quando sono debole è allora che sono forte. E come vi dico sempre, ormai è tanto tempo che io ve lo dico, ricordatevi che il Vangelo non si deve mai leggere come lo si legge, non si deve mai comprendere, scusate, come lo si legge, ma bisogna entrare in profondità. Che cosa ci vuol dire San Paolo con questa cosa che ha detto? Quando io sono debole è allora che sono forte. Significa che quando noi ci sentiamo veramente distrutti perché abbiamo mille problemi, magari anche una situazione difficile in famiglia, il lavoro non ci va bene, non abbiamo soldi, magari siamo poveri, siamo affamati, quindi siamo proprio tristi, proprio terra a terra, e chiediamo aiuto al Signore, è proprio in quel momento che noi ci sentiremo forti, perché sappiamo di avere la mano di Dio su di noi, che ci aiuterà sempre a superare ogni problema. Quella folla era affamata e Gesù ha dato loro quel pane e quel pesce perché potessero sfamarsi e potessero continuare il cammino. Voi vi dovete immaginare che
Quando Gesù ha moltiplicato i pani e i pesci che poi hanno mangiato e hanno mangiato a sazietà, quello deve essere per noi un ristoro che ci continua ad aiutare per il resto del nostro cammino. Perché noi ovviamente senza il cibo non andiamo avanti, corporalmente parlando. E due domeniche fa, la 19ª domenica, nella prima lettura, abbiamo sentito il primo libro dei Re, dove un angelo del Signore toccò Elia e gli disse: alzati e mangia, perché troppo lungo per te è il cammino. E proprio con quella focaccia che Elia trovò e mangiò, camminò per 40 giorni e 40 notti. Questo che cosa significa? Che il Signore ci vuole ristorare perché sa che noi abbiamo bisogno di quel cibo che serve per il nostro corpo, appunto, per andare avanti. Però attenzione, attenzione anche a non fare però uno sbaglio, perché il cibo è importante per il nostro corpo, per andare avanti, ma dobbiamo fare attenzione a non comportarci come quella folla, perché è vero, Gesù ha sfamato il popolo perché non aveva, perché aveva fame e non riusciva più ad andare avanti, ma anche quando noi abbiamo mangiato a sazietà, ci dobbiamo però concentrare su un altro tipo di cibo, che è il cibo che dura per la vita eterna, che è proprio quel corpo di Cristo. E dobbiamo renderci conto che il nostro pasto, possiamo dire, il nostro cibo principale della giornata non è quello che abbiamo in casa, ma è il corpo di Gesù, un pane di vita che durerà in eterno e non come il pane quotidiano che dopo un po' diventa secco e poi è da buttar via, se resta lì che magari fa la muffa e poi da buttar via. Il corpo di Cristo mai ammuffirà, ma sarà un corpo e un pane che durerà per la vita eterna, perché appunto è il pane vivo disceso dal cielo. E quindi in questa prima parte del Vangelo di Giovanni, Gesù appunto ci ha fatto capire, nella moltiplicazione dei pani e dei pesci, che lui sentiva talmente tanta compassione verso quella folla che appunto l'ha sfamata perché la vedeva veramente allo stremo. Però nella domenica successiva, 18ª domenica del tempo ordinario, però vediamo anche un lato negativo, però, perché la folla è corsa per cercare Gesù, ma la verità è che loro non è che lo cercavano perché credevano che lui fosse il figlio di Dio, ma lo cercavano perché si sono riempiti la pancia. E quando parliamo di quel pane quotidiano, non stiamo parlando della pagnotta, perché molte persone ipocrite contro la Chiesa dicono che quando Gesù parla del pane quotidiano parla della pagnotta, ma chi dice così non ha capito neanche chi è. Quando uno dice un discorso del genere significa che non ha capito niente di quello che Gesù ci ha insegnato, infatti è un ipocrita, perché quando Gesù parla del pane quotidiano sta parlando del suo corpo, sta parlando di quel pane vivo disceso dal cielo che è lui stesso, che si è donato per tutti noi. E infatti nel Vangelo di Giovanni, dal versetto 24 al versetto 35, Gesù che cosa dice? In verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Gesù ci sta dicendo, guardate che il pane e quel pesce che voi avete mangiato va male dopo un po'. Datevi da fare, continua il Vangelo, non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna. Gesù ci sta dicendo che
Il vero cibo che dura per la vita eterna è il suo corpo e il suo sangue, vera bevanda eterna. E allo stesso tempo Gesù ci sta dicendo anche l'importanza di compiere le opere buone, perché non dimentichiamocelo, fratelli e sorelle, che le opere buone devono essere sempre unite al sacrificio eucaristico. Il corpo e sangue di Gesù, unito alle opere buone, rappresentano la vera fede. Se un cristiano cattolico facesse sempre la comunione, quindi si accosta sempre al banchetto eucaristico, ma non fa mai opere buone, la sua fede è sterile, cioè non produce frutti. Perché ricordiamocelo, fratelli e sorelle, ogni volta che noi assumiamo il corpo di Cristo deve essere un ristoro per la nostra anima, cioè deve essere un momento, quando noi assumiamo il corpo di Cristo dobbiamo sentire nella nostra anima quella gioia di compiere le opere buone, che solo Dio ci può donare quell'amore di compiere le opere buone. E noi non dobbiamo pensare soltanto al cibo umano, perché non ci porterà da nessuna parte. Certo, fa andare avanti il corpo, ma il corpo non va su in cielo, ma resta qui. Gesù ci sta dicendo proprio questo: datevi da fare per ogni giorno ricevere il pane vivo disceso dal cielo, cioè il corpo di Gesù. Con questo non vuol dire che noi allora non dobbiamo più allora darci da fare per guadagnare il pane quotidiano da portare a casa e sfamare la famiglia. Quello no, perché ovviamente il Signore procede anche ovviamente a garantirci tutti i giorni quel pane umano che noi lo mangiamo a tavola e continuiamo a vivere. Però Gesù ci sta dicendo che oltre a quel pane lì che noi mangiamo ogni giorno a tavola, ce n'è uno più importante, che è proprio il suo corpo, perché nutre l'anima, il corpo di Cristo, e ci rende vivi, perché l'anima, per essere veramente un'anima santa, deve essere un'anima viva. Cosa significa essere un'anima viva? Significa avere un'anima che pensa soltanto all'amare e al fare il bene, a perdonare e a vivere insieme a tutti. Avere un'anima viva significa partecipare con grande gioia e con grande fede a ogni momento di preghiera. Avere l'anima viva significa aiutare e proteggere i fratelli e sorelle più bisognosi. Questo significa avere un'anima viva. E chi dà vita all'anima? Il corpo di Cristo e la fiamma dello Spirito Santo. Per questo Gesù nella 18ª domenica del tempo ordinario ci ha detto: datevi da fare per il cibo che dura per la vita eterna, perché soltanto quel corpo suo, il corpo di Cristo, ci donerà veramente quella vita che farà durare appunto la vita all'interno della nostra anima. Il corpo di Cristo è ciò che veramente ci ristora, perché è Cristo stesso che entra in noi e noi dobbiamo accoglierlo, carissimi. E questo soprattutto ci fa capire anche l'importanza di stare lontano da ogni peccato. Perché non dimentichiamocelo, il peccato mortale, il peccato veniale no, perché tanto ognuno di noi qualche peccato veniale ogni giorno lo fa, perché siamo peccatori. Ma a volte può anche capitare che noi umani, perché siamo fragili e certe volte non comprendiamo gli insegnamenti di Gesù, capita anche che pecchiamo mortalmente. Ma allora in quel caso che si deve fare? Prima di poter ricevere l'Eucaristia ci si deve confessare, perché non dimentichiamocelo, fratelli e sorelle. Il corpo di Cristo non è una caramella, non è un giocattolo. Il corpo di Cristo è il corpo appunto di nostro Signore. E noi dobbiamo veramente essere degni ed essere pronti per accogliere dentro di noi il corpo di Gesù. E ogni volta che noi ci sentiamo appesantiti, magari anche da un peccato grave, andiamoci a confessare prima della messa. Perché ogni volta che riceviamo il corpo di Cristo dobbiamo essere degni di poterlo accogliere. E una cosa che non bisogna mai fare
perché veramente se no è un problema, non dovremmo mai noi accogliere il corpo di Cristo in peccato grave, mai, perché ci sono certi sacerdoti che dicono sì, guarda, ricevi il corpo di Cristo e poi se sei in peccato grave la comunione la fai ugualmente e poi ti vai a confessare e dici che hai ricevuto indegnamente il corpo di Cristo. No, ragazzi, no. No, perché? Perché se tu sei degno di poterlo ricevere, lo ricevi. Se non sei degno, aspetti. Perché se tu ricevi il corpo di Cristo, non è che puoi fare che tu allora, vabbè, sei in peccato mortale, vabbè, tanto lui mi ha detto, quello lì mi ha detto, ma prendilo lo stesso, lo prendi e fai un peccato grave di nuovo. Perché chi assume il corpo di Cristo in peccato mortale fa il sacrilegio. Perché appunto, perché chi non è pronto a riceverlo, non lo può ricevere. Quindi, prima di poter ricevere il corpo di Cristo, fratelli e sorelle, questo è un esempio che ci danno anche i santi, basta vedere Sant'Antonio e Santa Chiara, che ogni 3 minuti, non ogni 3 minuti di orologio, però per farvi capire, quasi in continuazione, erano sempre nel confessionale, perché loro volevano essere davvero degni di poterlo ricevere ogni giorno. Questa è la stessa cosa che dobbiamo fare anche noi, fratelli carissimi. Dobbiamo ogni giorno, quando ad esempio andiamo in chiesa e partecipiamo alla messa, prima che inizia la messa, facciamoci questa domanda: ma io peccatore sono davvero degno di ricevere il corpo di Cristo? È importante, fratelli e sorelle, perché se noi teniamo alla nostra vita, teniamo al nostro corpo, lo curiamo, gli facciamo tutto, dobbiamo avere anche rispetto e cura della nostra anima. E se vediamo che la nostra anima non sta bene, c'è un peccato grave dentro e non si sta bene, andiamoci prima a confessare. Perché con un'anima pulita il corpo di Cristo si riceve anche meglio e più degnamente. Pensate, siamo in una casa però completamente sporca. Magari noi entriamo in questa casa, magari anche abbandonata, e ci accorgiamo che questa casa qui è veramente sporca, veramente assurda. E noi non ci entreremo così volentieri, perché ci sporcheremo le scarpe, rischieremo magari anche di sporcare i vestiti, e non è bello ovviamente entrare in una casa completamente sporca. Se invece noi entriamo in una casa pulitissima, tutta in ordine, con i tappeti, con i muri tutti verniciati e pitturati, la casa perfetta, con pochissima polvere, perché un po' è normale che venga, però si tiene bene, si spolvera tutto, insomma, così è una casa molto più bella. Così deve essere lo stesso la nostra anima. Quando la nostra anima in peccato mortale si sporca di nero, perché ve lo ricordiamo, che colore è il peccato? Nero. E infatti, se ci accorgiamo, il peccato è l'opposto che la vita eterna. E infatti i due colori opposti, la luce è bianca, il peccato è nero. Quindi, da quello che ci ha detto Gesù, datevi da fare per il cibo che rimane per la vita eterna, Gesù ci sta dicendo anche: fate attenzione in che modo lo ricevete. E quindi io credo che in questa domenica qui, la 18ª, Gesù ci ha insegnato un'altra cosa importante: per poter ricevere degnamente il mio corpo, la vostra anima deve essere pronta a riceverlo. E quindi, se noi veramente ci confessiamo e confessiamo bene tutti i peccati, e dopodiché riceviamo il corpo di Cristo, lo riceveremo con una felicità più grande, perché sappiamo che degnamente noi accogliamo Gesù nella nostra anima pulita, rispolverata e arredata per poterlo ricevere. Pensate un po' se Gesù dovesse entrare invece in un'anima sempre macchiata di peccato, tutto nero, tutto sporco, e cioè non è un buon accoglimento, diciamo, ecco. Quindi quello che ci dice Gesù, datevi da fare per il cibo che dura per la vita eterna, ci sta dicendo: ricordatevi che la cosa più importante
che dovete voi ricevere non è tanto il cibo quotidiano, che è fondamentale per il corpo, ma per l'anima la cosa più importante da ricevere ogni giorno è proprio quel pane eucaristico. Ma Gesù ci dice anche in questa domenica: attenzione, perché per poter ricevere degnamente il mio corpo, l'anima deve essere pronta. E se noi ci sentiamo non pronti perché abbiamo un peccato grave, abbiamo qualcosa magari che abbiamo fatto di brutto, andiamoci a confessare, perché la cosa più importante è avere l'anima pura per poter ricevere degnamente Gesù nel nostro cuore. 19ª domenica del tempo ordinario, 2 domeniche fa. Dal versetto 41 al versetto 51. Gesù in questa domenica, Gesù dice che lui è il pane vivo disceso dal cielo. E in questo ulteriore capitolo del Vangelo, in questa ulteriore domenica, Gesù ci ribadisce ancora una volta l'importanza di credere che lui è il vero pane vivo disceso dal cielo. Gesù dice questo alla fine del Vangelo: io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Gesù ancora una volta ci fa capire che se noi davvero degnamente riceviamo Gesù Eucaristia nel cuore, abbiamo l'anima pronta per poterlo ricevere e curiamo sempre l'aspetto della nostra anima, perché vogliamo sempre ricevere degnamente Gesù nel cuore, noi non moriremo se degnamente riceveremo Gesù Cristo. Perché che cosa ha detto Gesù in un altro passo del Vangelo di Giovanni? Questa è la volontà del Padre mio, che chiunque vive, questa è la volontà del Padre mio, che io non perda nulla di quanto Egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questo Gesù ci fa capire con questo Vangelo, che Lui è il pane della vita e noi non moriremo mai se veramente viviamo sempre in Lui, perché nel momento del nostro trapasso, quando andremo all'altra vita, la nostra anima piena di Spirito Santo, piena di Gesù, piena di fede, quando si staccherà dal corpo, andrà lassù e verrà accolta solennemente la nostra anima. Perché Gesù ama tutti, ma specialmente chi è bisognoso di misericordia e chi veramente crede e spera in Lui. Noi dobbiamo davvero crederci, fratelli e sorelle, che Gesù è il pane vivo disceso dal cielo, perché solo grazie a Lui e al suo sacrificio che la nostra vita è salva. Ed è solo grazie al Signore se noi oggi viviamo sicuri da ogni insidia del demonio. Domenica scorsa, 20ª domenica del tempo ordinario. Il Vangelo di Giovanni domenica scorsa era dal verso 51 al verso 58. E qui ancora più in profondità andiamo. I giudei, quando sentono questi discorsi di Gesù, dicono: come può costui darci la sua carne da mangiare? Perché Gesù in questo Vangelo dice: se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. E qui, carissimi, ancora una volta capiamo l'importanza del sacrificio di Cristo, perché quello che noi mangiamo a ogni santa messa, quello che noi riceviamo a ogni santa messa, è proprio il corpo di Gesù, quel corpo che è stato inchiodato al legno della croce per la salvezza di tutti i nostri peccati. Ogni volta che noi riceviamo
l'Eucaristia, ogni volta che noi riceviamo la Santa Comunione, non dobbiamo solo vedere quel pezzettino bianco di pane, perché non è un pezzettino bianco di pane, ma è Gesù stesso che entra in noi. E quando noi riceviamo il corpo di Cristo, è come se in quel momento accogliessimo Gesù dentro il nostro cuore. Una volta a me mi è capitato di vedere un bimbo che aveva ricevuto la prima comunione, che appena ha ricevuto il corpo di Cristo e si è rimesso seduto, ha cominciato a piangere. Appena ha ricevuto il corpo di Cristo si è messo a piangere. Guardate che quello vuol dire tanto, eh? Perché se uno, quando riceve il corpo di Cristo, piange, si commuove, significa che davvero lui non vedeva l'ora di volerlo ricevere. E quante persone si commuovono quando vedono il corpo di Cristo o quando lo assumono? Quello significa avere una grande fede, fratelli e sorelle. E la grande fede viene soprattutto perché noi diamo la possibilità a Gesù di entrare nei nostri cuori e di aiutarci. Il Signore Gesù ogni giorno fa sempre di tutto affinché la nostra vita possa essere vera, santa e sicura. Ma noi dobbiamo però permettere a Gesù di entrare nei nostri cuori e di far sì che la nostra vita possa essere letteralmente abbandonata alla sua volontà. Gesù ci ha amato fin dal primo giorno perché lui è un Dio ricco d'amore, di misericordia e di perdono. E il Signore fin dall'inizio del mondo ci ha amato. Pensate, Dio Padre ci ha amato talmente tanto che ha donato a noi il suo Figlio, parola e pane di vita. E pensate quanto anche il Signore Gesù ha sofferto quando era sulla croce. Ma lui ha capito di essere l'unica nostra salvezza e proprio per questo si è abbandonato al volere di suo Padre, Dio Onnipotente. Anche noi dovremmo fare lo stesso, carissimi. Dovremmo dire questo: Padre, guidaci sulla retta via. Padre, non farci mai deviare dalla giusta retta via. Padre, stacci vicino perché abbiamo bisogno di te. E guardate che se una persona veramente chiede questo con tanta fede, il Signore davvero l'ascolta. Noi dobbiamo davvero, carissimi, ogni giorno ringraziare Dio Padre, perché noi, come esseri umani, non sempre perdoniamo volentieri, o almeno dopo 3 o 4 volte noi non perdoniamo più, a meno che non abbiamo il vero amore di Dio nel cuore. Dio Padre, invece, perdona sempre, perché è un Dio ricco d'amore. E anche noi, fratelli e sorelle, consapevoli della nostra fragilità carnale, dobbiamo però anche noi sforzarci di perdonare e di amare come ha fatto Gesù. Perché Gesù che cosa ha detto? Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Rinnegare se stesso significa che noi abbandoniamo il nostro io, il nostro comando io, la nostra volontà deve essere buttata via. E da quando noi ci avviciniamo a Gesù, dobbiamo solo ragionare così: Signore, la tua volontà mi guidi, Signore, mi fido di te, Signore, metto la mia vita sotto la tua protezione. E chi veramente fa così, carissimi, viene sempre amato da Dio, perché Dio ama tutti, ma specialmente Dio ama chi si fida di Lui, perché Dio è un padre d'amore e sappiamo che il Signore mai ci abbandonerà, perché ci ha donato il suo Figlio, perché Dio voleva sempre vivere con noi e voleva salvarci da ogni insidia del demonio. E allora io credo che la cosa più bella da dire sia questa: grazie Padre per il dono del tuo Figlio, perché grazie a Lui noi abbiamo la vita eterna. Infine
nel Vangelo di oggi, dal verso 60 al verso 69. E in questo momento, carissimi, sentiamo un Vangelo però diverso rispetto agli altri. E molti potrebbero chiedersi: ma com'è possibile che in questo Vangelo succeda una cosa simile? Gesù ha fatto tanti miracoli, ha detto fino adesso l'importanza di credere a Lui, l'importanza di stare con Lui. Eppure in questo Vangelo vediamo molte persone che se ne vanno, nonostante tutto quello che hanno visto, se ne vanno e non andavano più con Lui, dice il Vangelo di oggi. Cari fratelli e sorelle, quante persone oggi vanno via dalla Chiesa per seguire certe strade mondane che non portano da nessuna parte? Quanti ragazzi soprattutto bestemmiano, vivono solo nei piaceri, vivono la loro vita pensando di comandare loro? E quante persone malvagie ci sono in questo mondo? Persone che uccidono, persone che rubano, persone che fanno del male alla gente. Eh sì, se tutti noi avessimo compreso davvero che cosa ci vuol dire Gesù, state tranquilli che omicidi, rapine, stupri, tutte queste cose non esisterebbero. Perché se noi avessimo davvero capito l'importanza del Vangelo di Cristo, state tranquilli che se avessimo capito davvero il Vangelo, le carceri sarebbero vuote. Tutti questi orribili, tutte queste orribili stragi che sentiamo anche quotidianamente quasi al telegiornale, non esisterebbero se noi avessimo davvero capito che cosa significhi amare degnamente il nostro prossimo. E invece molta gente se ne va. Se ne va perché? Perché non ha capito niente. Se la gente va via dalla Chiesa, significa che non ha compreso ciò che il Signore ci ha voluto dire. Ed è questa la verità, fratelli e sorelle. Certa gente va via dalla Chiesa perché non ha compreso niente, perché non ha capito l'importanza dell'amore di Dio. E poi Gesù ai dodici dice: volete andarvene anche voi? E a quel punto Simon Pietro gli ha detto: Signore, ma da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto che tu sei il Santo di Dio. Questo non deve essere soltanto una risposta di Simon Pietro, ma deve essere anche una nostra risposta quotidiana. Signore, abbiamo capito in tutte queste domeniche dove ci hai presentato il Vangelo di Giovanni, noi abbiamo compreso che tu sei il vero pane di vita. Tu sei colui che sei disceso dal cielo per salvarci da ogni insidio del demonio. Noi abbiamo capito, Signore, che tu sei colui che sei venuto a salvarci da Satana e da tutti i suoi angeli malvagi. Tu, Signore, ti sei donato sulla croce per amore. Tu ci hai insegnato tutto quello che dobbiamo fare per avere la vita eterna. Da chi andremo, Signore, se non da te? E questo deve essere davvero, fratelli e sorelle, un discorso che non faccio solo io, ma tutti noi cristiani cattolici dovremmo fare, perché noi abbiamo compreso e abbiamo capito che solo nel Signore c'è salvezza. E non solo dobbiamo dirlo noi, ma dobbiamo anche insegnarlo a chi non crede o a chi non crede più. Perché se la gente pensa di salvarsi con le proprie mani, non andrà da nessuna parte, perché l'ha detto chiaro e tondo Gesù: chi vuole salvare la propria vita la perderà, e chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Punto. Se noi pensiamo di salvarci la vita con le nostre opere umane, con quello che facciamo, con la carriera, con i soldi, non ce la salveremo assolutamente, perché la carriera, i soldi, le case, tutte le cose preziose che possediamo, gioielli e tutto quanto, resta tutto qui e non ci porteremo via niente. E quella persona che non crede, a meno che non venga graziata per volontà di Dio,
Se una persona va su in paradiso dopo aver vissuto la sua vita solo nei piaceri, aver magari anche odiato la Chiesa, cosa farà lassù? Niente, perché l'anima sarà vuota. E che cosa potrà presentare a Dio Padre questa persona se ha l'anima vuota? Niente. Chi invece vive sempre la propria vita nel Signore e ogni giorno compie opere buone e fa il bene, l'anima si riempie di grappoli d'amore e frutti di opere buone che presenteremo a Gesù quando arriveremo lassù nel cielo. E allora io credo che tutte queste domeniche il Vangelo ci abbia insegnato una cosa importante. Che cosa ci ha insegnato il Vangelo di Giovanni in tutte queste domeniche? Ci ha insegnato che l'unico vero pane di vita è Cristo. Ci ha insegnato l'importanza di credere al fatto che Gesù sia venuto dal cielo per salvarci. E ci ha insegnato anche che solo Gesù ci può salvare e noi non avremo mai nessun altro che ci potrà salvare se non Cristo Gesù e l'amore di Dio Padre. E allora, in questa ultima domenica dove ci viene presentato il Vangelo di Giovanni, preghiamo per tutti i cristiani del mondo, perché il Signore possa sempre aiutarli a credere e a sperare in Lui. Preghiamo per tutti i non credenti, perché possano presto tornare nel Signore. Preghiamo per i carcerati, perché ogni giorno sentano il Signore vicino. Preghiamo per tutti i cristiani cattolici, perché la loro fede sempre sia alta, con l'aiuto della fiamma dello Spirito Santo e con la presenza sacramentale di Gesù. E infine, chiediamo perdono a Dio Padre per ogni peccato commesso e preghiamo affinché la nostra vita possa sempre essere a Lui gradita. Grazie, Signore. Grazie, Signore, perché in tutte queste domeniche ci hai fatto capire l'importanza di credere e vivere in Te. Ti preghiamo umilmente ogni giorno di aumentare la nostra fede e di far sì che la nostra vita sia sempre a Te gradita. Noi siamo peccatori, Signore, ma crediamo e speriamo in Te. Aiutaci con quel pane vivo disceso dal cielo, che sei Te stesso. Aiutaci, Signore, col Tuo corpo e col Tuo sangue, a vivere degnamente la nostra vita. Preservaci da ogni insidia del demonio. E se puoi, e se vuoi, stacci sempre vicino, perché solo in Te avremo la vera vita eterna. Viva Gesù, viva la Chiesa! Terminiamo con la preghiera dei fedeli. Diciamo insieme: Signore, accresci in noi la fede. Signore, accresci in noi la fede. Signore Gesù, da chi andremo? Donaci la grazia di credere e conoscere che Tu solo hai parole di vita eterna e sei il Santo di Dio, inviato per la nostra salvezza. Preghiamo, Signore, accresci in noi la fede. Signore Gesù, dona al Papa, ai Vescovi, ai Sacerdoti e ai Diaconi di amarti e seguirti con la fede di Pietro per sostenere e guidare tutto il popolo cristiano. Preghiamo, Signore, accresci in noi la fede. Signore Gesù, Ti affidiamo le famiglie, specie quelle in difficoltà. L'unità e la fede tra marito e moglie manifestino il Tuo amore per la Chiesa. Preghiamo, Signore, accresci in noi la fede. Signore Gesù, donaci di rinnovare la nostra scelta per Te in tutte le circostanze della vita. Concedi ai cristiani e a tutti i credenti la libertà di professare la propria fede. Preghiamo, Signore, accresci in noi la fede per tutti coloro che ancora non credono in Dio e in Cristo Gesù, perché il Santo Spirito infiammi quei cuori induriti e gelidi e possa portare anche in loro
la speranza e l'amore di Cristo. Preghiamo, Signore, accresci in noi la fede. Signore Gesù, ti preghiamo per tutti i carcerati che si sono pentiti di ciò che hanno fatto, perché il tuo santo amore li possa condurre al vero pentimento e a una nuova vita vissuta con te. Preghiamo, Signore, accresci in noi la fede. Grazie a tutti per la vostra partecipazione. Vi ricordo, fratelli e sorelle, che durante questa settimana ci sarà la grande solennità della Madonna della Guardia e quindi i momenti di preghiera saranno i seguenti. Vi ricordiamo il 27 agosto, la mattina le letture di Santa Monica e la sera le letture della Madonna della Guardia. 28 agosto, la mattina le letture di Sant'Agostino, la sera le letture della Madonna. 29 agosto, alle ore alla mattina presto, le letture del martirio di San Giovanni Battista e alle 11 e alle 17 le letture solenni della Madonna della Guardia. Grazie a tutti, fratelli e sorelle, per la vostra partecipazione. Terminiamo questo momento di preghiera, lo terminiamo con il canto Signore da chi andremo. E buona giornata a tutti voi. Signore da chi andremo, tu solo hai parole di vita e noi abbiamo creduto che il figlio di Dio sei tu. Io sono il pane di vita, chi viene a me non ha più fame e chi viene a me non ha più sete, così ha detto Gesù. Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita e noi abbiamo creduto che il figlio di Dio sei tu, che il figlio di Dio sei tu. Buona giornata a tutti voi.